questa bellissima testa di Dioniso, che secondo me è un originale greco, perché questi come compravano le biblioteche greche? Si compravano pure in Grecia gli originali, deve essere un originale greco di stile Severo. I colleghi archeologi sono di altra opinione, invece questa testa che viene attribuita al filosofo Seneca, ma senza un vero argomento, queste attribuzioni che venivano fatte nel Settecento per simpatia. E vedete come si diventa orbi a leggere i papiri al microscopio. Questo è il mio amico Mario Capasso. Perché ovviamente il papiro si è carbonizzato, l'inchiostro era nero, i seppia, andate a riconoscere il nero e la scrittura sul nero del papiro, uno non si cieca solamente. E sono testi appunto filosofici, ma anche alcuni testi di geometria, come questo. Vedete qui c'è. La villa di Oplontis, anche questa appartiene a un grande personaggio, Pompei Sabini, e alla famiglia Pompei Sabini, che credo fosse il proprietario della casa del Menam. Sì, Amorini E anche gli Amorini Dorati, tra le case più belle di Pompei. Ovviamente chi è ricco non ha, io tengo una casarella, questi tenevano un'agenzia immobiliare. La villa di Oplontis, che è inutile spiegarla a voi che la conoscete benissimo, con queste decorazioni che loro conservavano. Queste sono dell'epoca di Cesare. L'eruzione, carissimo dottor Cesare, l'eruzione avviene nel 79 d.C. sotto Tito. Questi ancora conservavano nell'atrio queste decorazioni antiche, così come noi conserviamo le pitture settecentesche nelle nostre ville, no? Nessuno si sognerebbe di distruggere, proprio perché servivano a dare lustro, dire guarda quanto è antica la nostra famiglia. Poi le parti di uso le ammodernavano con le mode più recenti di epoca Vespasiano. E questa è la veduta, non sono mai vedute su, dice, prospettive su quello che avviene torno a casa, no? Ma sempre sul mondo ideale. Questo è il muro di recinzione di un santuario. Sulla gradinata c'è una fiaccola spenta, quindi Finita la è cena. stata fatta una processione notturna e qualcheduno ha lasciato la fiaccola. I recipienti che vedete dalle colonne sono immaginati di argento, oro e pietre preziose. E sono le ciste, le teche dove le donne mettevano i pettini, gioielli, e poi accanto questi elementi lunghi col coperchio forato, tondo forato, sono bruciaprofumi. Quindi io penso che sia un santuario di Afrodite. Del resto, Afrodite aveva un grande ruolo: Afrodite era protettrice di Enea e quindi di Cesare e quindi di Augusto, una figura fondamentale del mondo romano. E ad Afrodite, che li deve aver protetti durante una battaglia militare, una vittoria militare, sono stati dedicati sul muro del santuario gli scudi. Perché, come i vincitori delle battaglie dopo andavano al santuario e lasciavano le loro armi, le offrivano alla divinità che li aveva protetti, sì, questo. Devo completare la frase. Così poi certe altre volte invece troviamo maschere teatrali, perché gli attori che avevano vinto il festival, perché i teatri funzionavano sempre al festival, andavano e offrivano alla divinità la propria maschera. Perché tutto avveniva perché gli dei li avevano protetti. E questa invece, sempre nella stessa villa, è il santuario di Apollo. Qui in basso, più che una fiaccola, è un portacandela, un cerogeno. Vedete che c'è il puntale. E poi c'è il tripode di Apollo. E oltre il muro si vede il cortile che circondava il tempio.